Fine dell'embargo per le carni suine prodotte in Sardegna e il rilancio dell'intero settore che potrebbe crescere fino a generare un volume d'affari di 500 milioni di euro. A chiederlo all'Unione Europea, al Governo nazionale e alla Regione, la CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori, che stamattina ha convocato a Cagliari una conferenza stampa. Una richiesta che si basa sul fatto che dopo 42 anni la peste suina nell'isola di fatto non c'è più. L'ultimo focolaio è stato registrato nei suini in agro di Mamugliada nel 2018, mentre nei cinghiali il virus è stato rilevato a Bultei nel 2019. Una proposta che la Confederazione Italiana Agricoltori ha avanzato alla Regione Sardegna rispetto allo sviluppo di questo comparto che riteniamo importante, fondamentale, perché è l'unico comparto che realmente può dare grandi risultati sul piano economico e quindi dello sviluppo della produzione lorda vendibile nel settore dell'agricoltura, nel settore primario, quindi sia dal punto di vista della sostenibilità e dell'occupazione. Quindi sono elementi importanti. Quali sono questi risultati che noi ci attendiamo? Pensando che oggi il valore della produzione lorda vendibile del comparto suinicolo si aggira intorno ai 25-20 milioni di euro e che è costruito le condizioni per il miglior sviluppo, questo comparto possa arrivare ad avere un valore 200 volte superiore con l'investimento occupazionale che è di ben 30 volte superiore, quindi portando il numero di occupati nel settore dell'agricoltura di almeno altre 2-3 mila unità e questo sarebbe un grande risultato sul piano sociale.